Ma quanto bello è potersene stare in terrazzo. 10 anni che vivo qui e non mi ero mai ricordato di avere un terrazzo. Cioè, oh no, sarò sincero, una volta, una sera, mi sono messo qui fuori con il tavolinetto e il computer per stare al computer al fresco. Ho fatto tipo una gangbang di zanzare e ho un pochettino abbandonato l'idea, sarò sincero. Però niente, oggi sono fuori, cerco di accumulare il più fresco possibile. Volevo mollare una veloce riflessione che ho fatto guardando gli spoiler di Double Master stamattina, ma in realtà anche ieri. Non vedo nulla di interessante, o meglio. È un set di ristampe, e va bene, ovviamente lo sapevamo. È un set in cui la maggior parte, cioè, la maggior parte di tutte le ristampe, quindi una porzione delle ristampe, saranno fatte con le arte alternative perché Commander. E beh, ovviamente il primo pensiero che ho avuto è stato quello di dire: cazzo, pensate a quegli sfigati che pagano 27 euro per una Collector Booster e si trovano dentro una Bounceland full art alternativa, eccetera, così al posto di magari quella che potrebbe essere una rara, una mitica, o un Muldrifter, o una qualsiasi toiata. L'altra cosa, visto che abbiamo parlato del Muldrifter e delle Bounceland, mi pare di aver capito che sarà uno di quei set che darà un altro sconvolgimento al Pauper, perché ci saranno delle degradazioni di alcune carte a comuni, quindi diventeranno legali in Pauper. Quindi, cioè, da un certo punto di vista dovrei essere contento per questa cosa, ma da un altro punto di vista vuol dire che daremo un altro bello scossone al Pauper che non ne aveva bisogno, non ce n'era bisogno. 42 differenti ban per Affinity nel formato Pauper, più 420 nuove carte, tutte per Affinity negli ultimi 6 mesi. Sì, 6 mesi, sì, circa. Non hanno scosso abbastanza il formato, a quanto pare, ma la Wizard deve continuare a farvi comprare le figurine, e quindi niente. Il punto è che in riassunto mi sembra veramente un'espansione inutile, stupida, e ok che è un'espansione di ristampe, però se è come l'altro Double Master costerà il doppio. O comunque sarà il doppio più difficile da avere quello che c'è da avere. E la maggior parte sono ristampe per Commander o ristampe che guarda caso sono fatte per il Commander, ma magari c'è una minima possibilità che possono essere utilizzate in qualche nicchia del Modern o del Legacy addirittura, perché cioè, ci sono anche quei formati da considerare. Però non mi stimola, non mi dice niente. Cioè, Magic non è solo Commander. E inizio a essere un po' stanco del Commander. E onestamente mi domando sempre più stesso come faccia la gente a non essere stanca del Commander. Capisco benissimo quali sono i lati positivi che offre e come si dice? I punti psicologici su cui fa leva il Commander su molte persone e per cui sia molto amato. Non lo so, sarò strano io, cosa vi posso dire? È che voglio dire, Damnation, il crogiolo dei mondi, l'allosauro, poi cos'è che avevo visto? C'erano un paio di robe per il comando, c'erano un paio di comandanti con le art strane, poi ho visto un comando di Atarca Etched, quindi immagino ci saranno i comandi, tutti e cinque i comandi Etched. Sono tutte carte molto belle che si possono riutilizzare tipo in Modern o in Legacy, cioè tipo il pastore di allosauri va in Legacy. Il crogiolo si gioca a monocopia in Legacy, ma in realtà penso che si possa utilizzare anche in Modern. Poi appunto i comandi, la Damnation, tutte robe che bene o male stanno bene anche in Modern. Il problema è che stanno in Modern
Cioè, non sono quelle carte che io tipo compro una bustina di Double Master e dico: ehi, ho trovato un comando di Kolaghan Etched Foil super stra mega mega figo. Che bello, ora posso finirmi Jund. Jund o Mardu o Rakdos, che cazzo è? Cioè, è una carta in più e basta, non fa la differenza. Ah sì, poi c'è anche Brennin Six, che anche quello sia per Modern che per Legacy. E spero non si giochi in Commander, però cioè, sostanzialmente il problema è quello. C'è veramente poco di utile al di fuori del microcosmo che è il Commander, e quello che c'è o è una rara difficile da trovare o è una mitica che di per sé è intrinseco che sia più difficile da trovare su un'espansione che costa il doppio di un qualcosa che già costa di più rispetto a prima. Cioè, dov'è la motivazione per me di comprare una busta, comprare un box, comprare una collector, al di fuori del semplicemente comprare una busta per aprirla, comprare un box per aprirlo, Cioè, può anche capitare che io lo faccia, tipo, ho del buono in negozio, lo uso per prendere una collector, due, le apro, ci faccio il video, eccetera. Ma al di fuori del dire, ehi, io voglio di aprire una busta, apro una busta. Per quello che sono arrivato a vedere io di questa espansione, non lo so, non riesco a vedere l'attrattività di questo ennesimo prodotto di cui io non sentivo il bisogno e non riesco a vederne il bisogno.